proseguiamo, diciamo così, in parallelo, così recuperiamo, anche se siamo un po' in ritardo sui tempi. E adesso appunto diamo un'occhiata un po' più trasversale, qui abbiamo appunto il piacere di avere Gaetano Fasano dall'Eneo, che viene tra l'altro ogni anno da Roma, insomma, sappiamo di anche prendere un treno, anche Federica, anzi ringrazio anche Federica, è venuta da Milano a parlarci di due diligence di sostenibilità. Ma dici anche un po' che cos'è CBRE, no? Raccontaci un po', perché i due temi poi sono collegati. Buonasera a tutti, mi chiamo Federica Saccari, sono molto contenta di essere qua oggi a sentire anche questo dibattito. Lavoro in CBRE da molti anni e CBRE è una società che ha una presenza mondiale nel campo della consulenza immobiliare. Le attività principali vengono quindi rivolte agli investitori che fanno degli immobili una fonte di rendimento. Questo significa che essere dei tecnici che operano all'interno di questo, di questa azienda, che poi crea un network, costringe a tradurre quotidianamente gli elementi del costruito in elementi di rischio che devono essere tradotti in aggiustamenti economici. È un ambiente con il quale il tecnico non necessariamente parte familiare, però è un ambiente nel quale il tecnico impara a capire quale può essere l'utilità del proprio lavoro in un ambiente molto, molto diverso. I nostri interlocutori sono generalmente investitori, valutatori, agenti di investimento, persone che conoscono poco l'immobile e che hanno molto bisogno di capire che cosa significa avere un certificato energetico in classe G, in classe A, e che di solito hanno un primo pensiero: come rivendo questa caratteristica? È per me un plus o un minus? E quindi nel tempo abbiamo imparato a dare una risposta a queste tipi di domande. E la due diligence è lo strumento principale di traduzione delle evidenze tecniche, dei difetti tecnici o dei pregi nel mercato degli investimenti. Ripasso la parola. Inciso. Questo è un aspetto molto importante perché poi sicuramente avrai più conoscenza di me del settore rispetto a quello che sto dicendo. Però l'investitore che viene da noi, oltre agli aspetti che ha evidenziato nella sua presentazione, è anche preoccupato di un'altra cosa. Cioè lui dice: io acquisto, faccio un investimento, che stabilità c'è dal punto di vista normativo? Cioè io adesso acquisto un immobile, dopodiché per valorizzarlo che devo fare? Serve soltanto la parte afferente alla prestazione energetica dell'edificio, serve anche la prestazione sostenibile, serve la multifunzionalità dell'immobile, serve il contesto in cui è inserito, serve che questo immobile risponda a certe caratteristiche di qualità, non soltanto del servizio che deve fornire all'utente, ma anche all'interno delle operazioni che ci vive dentro, una serie di fattori che vanno messi insieme, vanno messi a sistema. Allora, in questa messa a sistema credo che ci sia una delle difficoltà maggiori che puoi incontrare, perché poi nel momento in cui l'operatore mette sul tavolo, diciamo, un budget per fare un investimento, per promuovere un'iniziativa, da parte vostra credo che ci sia la difficoltà di dare una garanzia che tutto quanto funzioni per il meglio. Sì. È stato l'ultimo esempio tangibile a Milano, un grosso gruppo finanziario ha rinunciato ad un investimento nell'acquisto di un gruppo di immobili per la carenza di uno di questi fattori. Principalmente, veramente, la sua preoccupazione risiedeva nel fatto che non aveva garanzie che nel tempo si sarebbero mantenute le stesse priorità, gli stessi criteri e gli stessi standard con cui lui stava promuovendo l'investimento in un settore del non residenziale. Quindi credo che questo sia abbastanza importante. E i requisiti minimi, Stefani prima vi ha fatto un quadro completo, quindi non voglio tediare più di tanto, però i requisiti minimi incidono un po' in questo ambito, perché per esempio
acquistare un immobile per fare una operazione di profit e sapere che quell'immobile, per arrivare alla categoria maggiore per quanto riguarda la qualità e la prestazione dell'edificio, quindi arrivare a un edificio ad energia quasi zero, poi si scontra con un quadro normativo. Stefani non l'ha detto perché lui è molto, molto corretto, però dobbiamo dircelo noi perché sennò non ci arriviamo a niente. È molto confuso questo decreto 28 allegato 3, così com'è, se non si decide il politico, il legislatore, a modificarlo, insomma siete molto professionisti, quindi non credete di dire nulla di strano, ma o si imbroglia oppure si deve dire qualcosa che non è proprio rispondente al vero. L'ultima battuta che ha fatto Stefani in merito alle fonti rinnovabili in situ è un classico esempio, soprattutto considerando, e poi ti ripasso la parola, che costruire nuovo e quindi occupare il nuovo suolo per tutta una serie di decreti che sono stati promossi anche dal governo è particolarmente controindicato. Riqualificare l'esistente, soprattutto negli interventi di primo livello, è sicuramente la strada da perseguire per tutte le pubbliche amministrazioni. Riutilizzare le volumetrie o gli spazi che attualmente sono dismessi o sono caratterizzati da un recupero profondo, probabilmente è una cosa che maggiormente bisognerà promuovere. E quindi da questo punto di vista dire a un investitore puoi fare un investimento e possiamo vendere l'edificio quasi zero, poi gli dice va bene, con quali regole? Le regole che stanno in itinere per quanto riguarda i requisiti minimi, in evoluzione per quanto riguarda le fonti rinnovabili. Sì, vedo che sono stati citati alcuni degli elementi più significativi del dibattito, che in essere al momento è un attimo di, come dire, affollamento della linea delle cose che voglio raccontarvi. Sono d'accordo e confermo tutto quanto l'ingegnere ha appena espresso. Devo dire che nella mia esperienza di attività di due diligence, io faccio parte di un gruppo allargato europeo dove, come nelle barzellette, ce n'è uno per ogni nazione. E in questa attività, nello scorrere degli anni, ci siamo accorti che l'esercizio di due diligence in Italia, prettamente parlo della due diligence tecnica perché sulle attività ambientali e di sostenibilità c'è maggiore omogeneità, ma nella parte di due diligence tecnica, a partire dal peso che hanno l'urbanistica e l'edilizia e il catasto, in Italia l'impegno da mettere sull'analisi normativa è molto più ampio che non negli altri paesi. E in questo senso, in tutti gli esercizi di due diligence, che non è solo tecnica, edilizia, urbanistica, energetica, ma è anche normalmente fiscale, legale, la certezza del diritto in Italia è molto meno forte che non in altri paesi europei. E quindi in questo senso, proprio in questa logica della decisione dell'investitore che valuta i rischi, l'incertezza delle norme e la loro suscettibilità di cambiamento sono un elemento penalizzante per il paese. Se ricordiamo prima quella slide che aveva fatto vedere Stefani, ecco, io vedevo questa messe di norme che nell'arco degli anni è stata prima messa in vigore, poi richiamata, poi abrogata, poi richiamata in parte. È uno stillicidio al quale purtroppo credo tutti noi siamo abituati, che però è un elemento di grande penalizzazione del paese. Nell'ambiente di valutazione dei rischi. Perché? Perché le norme devono dare stabilità e uno degli elementi che invece l'investitore sul quale va a intervistare il tecnico consulente è: ci sarà stabilità della norma o no? Ecco, nessuno di noi è in grado di rispondere, anche perché poi i vari decreti arrivano di solito a novembre, entrano in vigore a marzo e decadono a novembre successivo, quindi non hanno esattamente una grande vita. Però ecco, questo è un aspetto importante. Venendo un pochino alla nostra attività quotidiana, faccio parte di questo gruppo di tecnici e di esperti di sostenibilità che lavorano a livello europeo.
la mia attività è concentrata sul suolo italiano e delle persone che lavorano per me, però il gruppo di lavoro che appunto decide come orientare la proposta di consulenza agli investitori è un gruppo di lavoro europeo. E all'interno di questo gruppo di lavoro, appunto, come dicevo prima, c'è un inglese, un francese, un spagnolo, un tedesco, un italiano e un olandese, e poi le altre nazioni ci sono a seconda delle propensioni o della forza della società nel singolo paese. In questo gruppo di lavoro, una dei filoni di lettura che sono molto importanti è quello di capire da un lato l'orientamento normativo rispetto al quale Bruxelles si pronuncia e il singolo paese poi legifera, e l'altro è invece capire lo stato dell'arte del patrimonio di quella nazione attraverso dei, chiamiamoli, benchmark di comparazione del comportamento energetico e sostenibile degli immobili, che di solito è ricercato per categoria. Ecco, io approfitto di questa chiacchierata con voi per sensibilizzare rispetto al fatto che in Italia questi indici hanno una rappresentazione che è diversa rispetto al resto dell'Europa, e che appunto quando ci troviamo con i 6 della barzelletta poi abbiamo un attimo di difficoltà. Ovvero, cerchiamo di utilizzare un metodo di lettura europea che poi vi racconto, ma che diciamo a grandi linee vuole replicare una analisi, una preparazione di analisi per la certificazione LEED, cioè vedere tutti quegli aspetti che sono rilevanti ai fini della sostenibilità. Ma per arrivare a far ciò deve avere dei parametri in comune. Ecco, sappiamo per esempio che il primo elemento che si va a ricercare in un'analisi energetica di un immobile è quello del consumo. E in Italia questa analisi viene fatta solo sul riscaldamento, nel resto d'Europa è fatta sul riscaldamento e ventilazione. Voi che essendo tutti tecnici, comunque avendo anche uno di voi l'ombrello da passeggio, sapete che il clima è cambiato tantissimo negli ultimi almeno 20 anni, e andare a verificare il comportamento di un immobile solo per la parte di riscaldamento diventa un esercizio che dal punto di vista del consumo energetico è povero, perché dimentica un aspetto che è quello estivo, che ha un grande peso. Per cui il primo elemento di, come dire, disallineamento tra quello che succede a noi e quello che succede all'estero è questo. Noi abbiamo un dato che è difficile da paragonare con il dato europeo. E abbiamo forse adesso una speranza di un nuovo dato che arriverà con le analisi della CO2, ovvero queste analisi a cui siamo stati chiamati, almeno per le grandi imprese, dovrebbero aiutarci a raccogliere dati distinti per categoria edilizia e edilizia arceologica e raccontarci un po' meglio qual è il comportamento energetico almeno di immobili riconducibili alla grande impresa. E questo è un primo elemento di rilievo. L'altro elemento al quale vi volevo richiamare era quello appena citato della riqualificazione del patrimonio edilizio. Parlava prima Stefani di questa norma regionale che, diciamo, letta così, sembrerebbe incentivare il più possibile il privato a far ricadere i propri interventi nell'ambito della riqualificazione energetica. Ecco, io penso che proprio perché il nuovo incide non più del 10% sul quantum del costruito, e proprio perché abbiamo tanto patrimonio disponibile, arrivare alla riqualificazione perché progressiva di questo patrimonio sia una cosa sacrosanta, e tra l'altro anche molto ormai condivisa a tutte le tavole ronde a cui partecipiamo. Su questo tema magari dei benchmark poi sentirei volentieri l'opinione dell'ingegnere. Ah, ok. No, dire.
poi magari vi racconto in chiosa solo qualche spunto sulla sostenibilità. Allora, cioè, di obiettivo sulla sostenibilità. Prendo spunto, non ci siamo messi d'accordo, no. Però abbiamo avuto subito. Sì. Allora, per quanto riguarda la riqualificazione del patrimonio edilizio, partiamo dal primo aspetto, diciamo anche a livello governativo, si sono promosse questi tre piani di riqualificazione che sono in discussione, sono stati messi sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, soprattutto la Strepin e il Panzeb e il Prepac. Il Panzeb non ancora, ma insomma Strepin e il Prepac sono già sul sito del Ministero per un confronto con gli operatori e vedere quanto questi due strumenti possano essere incisivi per quanto riguarda la riqualificazione del parco immobiliare. Poi si diceva, le leggi ha già parlato Stefani, mi dilungo più di tanto, si diceva però bisogna anche conoscere di che cosa stiamo parlando, è vero, dobbiamo conoscere il patrimonio edilizio, noi attualmente come sistema paese siamo un po' più avanti rispetto ad altri, perché al di là del parco immobiliare e del residenziale siamo riusciti a focalizzare anche il non residenziale con degli indici di benchmark che sono ancora indicativi, non sono ancora specifici, ma la cosa che ci differenzia sostanzialmente da tutti gli altri paesi, non soltanto della UE ma anche a livello continentale, è il fatto che noi abbiamo questo tipo di caratterizzazione del patrimonio edilizio. Adesso qui è focalizzato il residenziale, ma vi assicuro che il patrimonio residenziale è analogo. Abbiamo una grossa concentrazione di popolazione di edifici costruita negli anni 50-80, non meno, primi anni 80, dopodiché abbiamo una diminuzione del nuovo costruito. Attualmente, il dato che abbiamo noi, sul nuovo, il nuovo rispetto all'esistente incide di circa lo 0,7%, neanche l'1% in termini sia monetari che di popolazione di edifici nuovi. Ma noi abbiamo un parco immobiliare che è talmente variegato che è abbastanza difficile poi andare a determinare un benchmark di riferimento. Non solo, noi siamo uno dei paesi in cui ci sono le famose 6 zone climatiche e quindi edifici analoghi dal punto di vista costruttivo, dal punto di vista di esposizione, dal punto di vista di localizzazione possono avere benchmark fortemente divergenti. Se inserite in una zona particolarmente fredda, e non parlo della F, parlo della E, o in una zona particolarmente calda, tipo la zona B. E quindi se noi andassimo ad identificare un indicatore di benchmark, per esempio degli uffici, per gli uffici noi abbiamo un dato che risponde a circa 330 kWh per quadro anno di consumo tra riscaldamento e consumi elettrici. Però questo dato, letto così, è poco significativo, perché questi 330 kWh metro quadro anno magari trovano una rispondenza nelle zone climatiche di un certo tipo con edifici costruiti con una certa caratteristica costruttiva e poi sono fortemente divergenti in altre zone. Se parliamo di scuole, noi abbiamo un indicatore che sono 20 kWh metro quadro anno per quanto riguarda i consumi elettrici e 160 per quanto riguarda i termici. Allora, questi qui sono dei dati di benchmark. Come sono stati realizzati questi dati? Con delle interviste chiaramente fatte agli operatori scolastici che gestiscono il pagamento delle bollette, quindi non col direttore del plesso scolastico, bensì con diciamo, il tecnico del comune, della provincia o della regione che gestisce quell'immobile e paga la bolletta. La cosa divertente, la cosa che ci ha fatto un po' pensare è che all'interno di questa acquisizione di dati noi troviamo delle situazioni tra di loro incomprensibili. Zona climatica F, quindi particolarmente fredda, dati di consumo per edifici che hanno caratteristiche analoghe sia come volumetria che come metri quadri che come popolazione di alunni, con differenze di pagamento di bolletta e quindi anche di consumo energetico che divergono anche del 50-60%. Allora uno si chiede, ma poi che c'è? Quella scuola magari particolarmente performante ha avuto una ristrutturazione, una riqualificazione energetica, c'è qualcosa di particolare
che può essere imputata a questo tipo di diversità di consumo. No, semplicemente che una scuola non ha i soldi per pagare la bolletta e quindi accende il riscaldamento soltanto nei giorni particolarmente critici, e quell'altra, diciamo, utilizza l'impianto di riscaldamento con una coerenza più vicina a quelle che sono le escursioni climatiche all'esterno della scuola. Quindi anche da questo punto di vista bisogna un po' capirsi. Di più, soprattutto i tedeschi, i danesi, gli inglesi, che hanno un clima che adesso sta cambiando e adesso si rendono conto di che cosa significhi anche la parte estiva, hanno sempre puntato, perché sono stati loro, a caratterizzare i consumi degli edifici sulla parte invernale, e sulla parte estiva hanno sempre detto chi se ne frega. C'è l'Italia, la Grecia, sì, un po' di Spagna, però tutto sommato qui la cosa importante è il riscaldamento, la stagione invernale. Ultimamente Londra 32 gradi quest'estate, Stoccolma 34 gradi, Monaco di Baviera il 24 di dicembre dell'anno scorso ha registrato 20 gradi. 20 gradi, non è un scherzo, andate a vedere su Google. Londra è molto calda, per esempio nella stagione invernale quando va a Londra ho più caldo che a Milano, perché è molto grande Londra, a parte che è sul mare, ma Londra è molto calda ed è il calore degli immobili è molto concentrato e la temperatura è diversa. Non arriva, non è come però intanto magari molto in più, però verificato soltanto adesso è entrata nell'ambito delle norme, e così come l'illuminazione, prima Stefani vi ha fatto vedere quel dato sull'illuminazione, adesso al di là degli errori che può fare il professionista, ma se qualcuno di voi si è fatto carico di utilizzare la norma 15.200 che fa riferimento al metodo analitico sull'illuminazione, avrà visto che sovrastima del 200% quelli che sono i carichi dovuti all'illuminazione rispetto alla realtà della situazione. Quindi voglio dire che bisogna un po' cercare di parlare in un linguaggio un pochino forse meno scientifico, meno accademico, meno a guardare la terza cifra decimale e cercare strumenti che però siano più vicini al reale, proprio per andare anche incontro a quelli che sono le esigenze degli operatori del settore, che quando si trovano nei tavoli poi hanno difficoltà obiettivamente a capire il perché e per come ci siano queste differenze che altrimenti non si giustificano se non si entra un po' nel merito. Volevo a questo proposito fare un richiamo a quello che è l'indice che in Europa viene conosciuto tra gli investitori per il riferimento del comportamento sostenibile degli immobili, che si chiama GRESB, è l'acronimo di Green Real Estate Sector Benchmark ed è utilizzato principalmente dai fondi di investimento per verificare il posizionamento del fondo rispetto al comportamento considerato sostenibile. E questo comportamento non ha una ricaduta solo sugli aspetti del comportamento degli immobili posseduti, ma a un livello più alto, perché nell'ambito della sostenibilità vengono considerate anche tutte le politiche societarie di difesa dei valori di trasparenza, diciamo trasparenza, e che nel mercato degli investitori, che è un mercato totalmente immateriale, vengono quantificati e poi tradotti in un conteggio. Questo significa che da un lato questo indicatore dice a chi ha i soldi, ha l'obiettivo di gestire i soldi dei fondi di pensione, risparmio, per conto di terzi, dice se quel fondo nel quale si vogliono far confluire le quote ha un comportamento più o meno corretto e sostenibile. L'immobile è uno dei sottostanti di questa valutazione e viene valutato in questo senso. GRESB è appunto questo istituto indipendente che viene considerato da molti investitori, da molti che talvolta noi facciamo anche in Italia per conto dei nostri clienti,
che ci chiedono di tradurre a seguito di una due di sostenibilità le caratteristiche dell'immobile in questo indice. Devo dire che chi fa questa operazione sono solo gli investitori stranieri, però molti di questi investitori stranieri hanno una sede in Italia, hanno dei fondi d'Italia e quindi dall'alto questo tipo di rivoluzioni piano piano arriva. Veniamo magari al racconto di almeno che cos'è una due diligence di sostenibilità. Sarò breve. La due diligence è un'attività che è iniziata nel mercato finanziario degli anni 30 londinese per consentire al venditore di dare la corretta rappresentazione dell'oggetto compravenduto alla propria controparte, perché rappresentare difetti e pregi di un oggetto alla propria controparte significa non assumerne la responsabilità e quindi fare una due diligence e renderla disponibile era come uno sgravio di responsabilità. Teniamo presente che poi il diritto inglese è molto diverso da quello italiano, è un diritto tutto non scritto o comunque che diventa scritto sulla base dei casi studio, mentre in Italia abbiamo il codice civile che ci tutela molto di più. Quindi il diritto inglese ha bisogno di difendersi molto più del diritto italiano. È iniziato questo processo e a mano a cascata dalle attività più finanziarie è sceso alle attività anche tecniche e oggi che la sostenibilità è un elemento importante delle attività tecniche che compongono tutta la catena del valore immobiliare, viene fatto anche questo ambiente. Nell'andare a verificare gli aspetti di sostenibilità degli immobili, come vi accennavo prima, si è fatta un'operazione di buon senso, cioè si sono andati a ricercare quelli che sono gli aspetti che per la sostenibilità sono considerati appunto a livello di investitori e i benchmark sono due a livello mondiale, uno è l'IL e l'altro è il BREEAM, almeno quello che gli investitori riconoscono sono questi due sistemi di valutazione. E proprio in risposta a questi la due diligence di sostenibilità si occupa di verificare il comportamento dell'asset rispetto agli aspetti che sono parametrati. Gli aspetti sono i materiali, i trasporti, il trattamento dei rifiuti, le acque, la salute e la salubrità dell'immobile, l'energia, l'ecologia e le pratiche di gestione dell'immobile. Per ognuno di questi aspetti a livello progettuale c'è un'attenzione, la medesima attenzione deve essere mantenuta durante tutto il processo di vita dell'immobile. La due diligence di sostenibilità va a verificare qual è il comportamento dell'immobile rispetto ad ognuno dei singoli aspetti, sia attraverso una analisi documentale basata su documenti che sono talvolta pubblici ma generalmente sono dati a disposizione dalla proprietà e poi dai riscontri da fare sul sito per vedere da un lato l'incrocio della conformità con il documento dell'immobile e dall'altro proprio il comportamento stesso dell'immobile. E alla fine i risultati che si esprimono in ognuna di queste aree tematiche vengono, come dicevo prima, tradotti in euro. Io uso un po' questa espressione, diciamo così, da architetto. Mi sono trovata a un certo punto a lavorare in un ambiente dove la scelta dei materiali, le scelte architettoniche, anche le scelte di concept, erano, diciamo, un aspetto secondario e che è un ambiente dove per essere ascoltati bisogna sempre tradurre tutto in rischi e in danari. Quindi queste considerazioni tecniche hanno un impatto sull'intesa tra compratore e acquirente e vengono di solito poi tradotte in valore. Avere queste caratteristiche per l'immobile che sto andando ad acquistare potrà avere una traduzione in termini di valore, ovvero potrò andare a trovare aree di risparmio energetico grazie al quale il mio immobile diventa più appetibile per i consumatori, quindi di conseguenza riesco ad aumentare un po' il canone di locazione,
e in funzione di queste due cose riesco ad avere anche un migliore punteggio per i miei investitori sotto un benchmark che per esempio è il GRESB. Quindi tutte queste considerazioni alla fine diventano un materiale spendibile in tavoli che sono tutt'altro che tecnici. Ecco, penso che essere coinvolti in questo tipo di processo ci dia la possibilità di capire il nostro lavoro dove va a finire. Cioè, non si ferma al solo immobile, ma entra in una catena di valore molto ampia che arriva fino appunto a risparmio investito. Grazie. Ci sono dei riflessi anche sul mercato dei professionisti che operano nel settore, perché quello che tu hai detto è un qualcosa che ci dovrebbe far riflettere tutti, perché si stanno modificando alcuni valori, ma soprattutto si stanno modificando alcuni criteri tramite i quali sono promosse un certo tipo di operazioni sul territorio e sugli immobili. Quindi adesso, senza entrare nel merito del lead, non lead, brand, non brand, Itaca, non Itaca, tanto sono sistemi, sicuramente il lead è quello più avanzato, questo non ci piove. Però insomma c'è pure le sue peghe, non è che sia perfetto. Comunque, al di là adesso degli strumenti che vengono utilizzati, che dovrebbero essere utilizzati con tutto, o che noi tutti speriamo possano essere utilizzati con un certo e adeguato utilizzo all'interno del mercato, ci porta a fare una riflessione, cioè l'innovazione che passa attraverso quelli che sono i nuovi strumenti devono essere rispondenti alla maggiore qualità che deve avere il professionista. Noi abbiamo visto adesso prima legge, l'energy manager, l'auditor, che deve seguire un processo che per norma deve essere riconosciuto, certificato e quant'altro. Quello che si sta facendo adesso attualmente solo per queste o esclusivamente per queste figure professionali è un qualcosa, è un fenomeno che si sta allargando a tutto il settore, a tutta la filiera del mondo delle costruzioni. Progettista, direttore dei lavori, l'operatore che sta in cantiere e che fa delle operazioni di installazione, il prodotto, eccetera, eccetera. Quindi il cambiamento che si sta verificando è un qualcosa che poi deve trovare una rispondenza in quello che dicevi tu, cioè, prova a sentire, c'è un discorso di qualità che non è più un discorso di qualità che viene circoscritta a un particolare segmento. Fino a 3 anni fa c'era il certificatore o comunque il professionista certificato per l'installazione delle fonti rinnovabili, quindi chi montava il sole termico, chi montava il fotovoltaico, eccetera. Adesso si è allargato, anche quelli che montano le pompe di calore devono essere certificati. E ci si era fermati lì. Adesso dell'Europa ci dicono, attenzione, non può essere che la filiera delle costruzioni si fermi soltanto dagli operatori sugli impianti. Servono anche gli operatori che sono dotati di maggiori competenze, maggiori visioni e soprattutto maggiori opportunità. E quindi anche tutta la catena che abbraccia i professionisti. E in questo senso, quello che lei diceva prima, e quindi dare all'immobile un punteggio che adesso viene utilizzato secondo un criterio, dovrebbe far riflettere un po' tutti noi che ci dobbiamo mettere nella condizione di sapere quantomeno affrontare il problema, sapere di che cosa si parla e avere gli strumenti adatti per potersi poi porre sul mercato con un'innovazione che nella fattispecie, perché stavamo parlando di un settore specifico che è quello del rilancio della parte del mercato immobiliare, della transazione, dell'accelerazione di certe procedure di vendita, di affitto, ma dobbiamo tener conto anche di quelli che sono a monte di tutta questa materia. E la butto lì per provocazione, non perché per altro. Ma per esempio, quanti di noi sanno utilizzare il BIM per le gare d'appalto? Non per la progettazione. E non esclusivamente per la progettazione, ma come strumento di verifica e controllo di qualità e di processo che sta alle spalle di un progetto che deve essere realizzato riducendo quelli che sono, di cui ci vuole,
tutti gli ambiti di incertezza che derivano da come noi attualmente stiamo portando avanti le realizzazioni. Sapete che le varianti in corso d'opera, il progetto realizzato secondo i canoni che stiamo seguendo tutti, sfiora da un 20 a un più 40%. Progetti fatti col BIM, da noi abbiamo avuto le prime esperienze nell'Expo di Milano, ma adesso lo facciamo un pochino più avanti. Quest'area di Arrore, quest'area di maggiori costi o di varianti in corso d'opera, si è ridotto del 7%, qualcuno dice il 5%, adesso se io dovessi darvi il dato ufficiale è il 5%. Io sinceramente sono un po' più prudente, credo che sia un po' più del 5%, comunque è sicuramente inferiore al 10%. Quindi c'è un gap notevole. A parità, attenzione, perché noi parliamo di una progettazione per una prestazione che viene richiesta da una committenza per realizzare un'opera o per riqualificare quell'opera. Quindi io a parità di prestazione professionale ho un più, diciamo, 30% di incertezza e un più 5-10%. Capite bene che poi l'investitore viene qua e ci dice: ma il vostro processo tramite il quale poi appaltate un'opera o valutate un'opera, su che cosa è basato? E qui ci vuole ancora. Sì, se posso. No, questo sicuramente è un tema che all'attenzione degli investitori, se posso fare una digressione, faccio parte di un'associazione inglese che si chiama RIX, che è un istituto che sta per Royal Institute of Chartered Surveyors. In Inghilterra, per poter operare nell'ambiente del real estate è necessaria questa qualifica, e siccome l'ambiente del real estate in Europa si è molto affidato a fare i processi inglesi su quello che si chiama la mainland, cioè la terraferma, al contrario dell'isola, la comunità europea del real estate privato ha portato questo criterio, questo riconoscimento, cioè come essere iscritti all'albo degli architetti, al quale tra l'altro sono iscritta in Italia. È un riconoscimento però che di fronte agli investitori ha un valore. Ecco, la RIX, che è un ordine inglese che poi ha sede in tutta Europa, ha tra i propri criteri fermi quello dell'espansione del BIM in tutte le possibili applicazioni del mondo real estate, e il movimento più forte è quello che dal BIM si parte per i criteri di realizzazione, modellazione, progettazione, che poi discendono nelle varie aree. E in questo senso, se ci pensate, il fatto di avere un processo come il BIM alla base, dirò una cattiveria, alla base di un processo d'appalto, significa eliminare molto delle aree di incertezza e quantificare con una precisione millimetrica, tale per cui questa imprecisione del 30%, questa variabilità del 30% sicuramente in parte era dovuta a qualche errore, qualche interpretazione in più, per cui questo è uno strumento, come dire, scientifico, che però porta il proprio beneficio nella comunità, perché avere un restringimento di questa variabilità dal 30 al 10% va proprio ricade proprio nell'ambito della sostenibilità di quello che si chiama responsabilità sociale, cioè il fatto di essere tutti consapevoli che risparmiare per buona condotta o per migliore capacità di controllo del lato progettuale è un risparmio per tutti, perché talvolta nell'appalto i soldi sono privati, talvolta non sono. E questo è un elemento secondo me molto importante della sostenibilità, cioè il fatto che ognuno di noi vada a cercare sì un risparmio, però il risparmio non è solo nel posizionare meglio la casa così quando c'è il sole si scalda da sola, è anche che tante volte i soldi vengono spesi con
più facilità. E invece queste sono tutte forme di risparmio, cioè la correttezza in tutti gli ambiti e il controllo della qualità in tutti gli ambiti, alla fine è risparmio più importante. È anche una garanzia. Sì. È anche una garanzia, perché tra l'altro adesso si parla tanto di trasparenza, bisogna essere tutti precisi, quindi... però è chiaro che la trasparenza, che va benissimo, però deve essere anche supportata da strumenti che ti consentono di essere trasparente. Allora, se io ho utilizzo questa piattaforma non solo per progettare ma anche per realizzare e per verificare tutto quello che è stato prodotto all'interno di un processo di progettazione e realizzazione, è chiaro che ho molti meno gradi di libertà nell'interpretazione di un segno su un foglio, quindi un disegno, o nell'interpretazione, non dico di un numero, perché quello fortunatamente ancora non ho letto, però nell'interpretazione di un comma che specifica la prestazione, per esempio, di un prodotto. Allora, il BIM non è che comporti il fatto che io non possa modificare un prodotto o non possa utilizzare un prodotto più innovativo o più prestazionale. Il BIM è in grado di dirmi, nel momento in cui io passo ad un altro tipo di prodotto, non solo quanto mi migliora la prestazione e quindi quanto il mio realizzato può aumentare di valore, ma soprattutto nell'ambito del computo metrico o nell'ambito della fattibilità dal punto di vista del rispetto dei tempi, questo mi incide sul rispetto degli step o dei Gantt che sono stati concordati a livello di contratto. E quindi il BIM non dice io non ti faccio fare le varianti, ti dico, il BIM ti dice se tu vuoi fare una variante, responsabile del progetto, direttore dei lavori, prima fai queste verifiche, poi confrontale con quelli che sono gli strumenti contrattuali o comunque con gli elaborati che sono stati messi in gara. Dopodiché ti fa la riflessione e guardi se lo puoi fare o meno. Questo, al di là poi degli errori che possono essere sicuramente eliminati in fase di utilizzo di questa piattaforma, ha anche questo grosso vantaggio che nel caso fosse una pubblica amministrazione poi non si interrompono i lavori perché dice ah c'è una variante, non ci sono i soldi, fermi tutti, dobbiamo recuperare prima i soldi, allora fermiamo i lavori, poi li riprendiamo. Nel mentre che si riprendono, cambia la normativa, cambiano gli standard, cambiano i prodotti e si ricomincia da capo. Quindi è tutta una cosa che potrebbe sicuramente favorire anche la tranquillità e la serenità dell'investitore nel promuovere un certo tipo di iniziativa. E in questo poi tra l'altro si inserisce bene l'edificio a energia quasi zero, perché al di là di quello che recita il decreto e quindi che lo definisce in un certo modo, leggere tranquillamente, dietro però c'è tutto un sapere del professionista e un rispetto di standard che sono definiti dalla normativa, tale per cui soprattutto negli interventi di primo livello, di riqualificazione energetica di primo livello, l'utilizzo di questa piattaforma ti porta effettivamente a poter valutare in maniera abbastanza precisa quanto costa e quali sono i risultati che mi posso attendere. Considerate che tutta questa manfrina ci siamo dimenticati, non dimenticati, abbiamo sottaciuto un aspetto che è un altro degli aspetti bizzarri che la Commissione europea si è messa in testa, per cui per il non residenziale i tempi di ritorno utili per fare interventi di efficienza energetica sono 20 anni, per il non residenziale 30 anni. Ora, vabbè, hanno fissato questi due paletti che però sono entrati nel regolamento di attuazione, quindi vanno comunque tenuti in considerazione. Per il residenziale 30 anni, per il non residenziale 20 anni. Senza tener conto che magari possono essere dei parametri che hanno una loro coerenza in edifici costruiti negli anni recenti, diciamo dal 60 in poi, ma negli anni precedenti e quindi tutti che hanno in zone paesaggistiche, in zone vincolate o in zone che hanno dei rispetti per cui più di tanto non si può fare, o comunque non puoi utilizzare materiali e prodotti perché la sovrintendenza ti dice che devi utilizzare per forza quello che costa di più,
questo parametro, secondo me, nel caso delle riqualificazioni è veramente molto discutibile, su questo sono abbastanza propenso a fare una battaglia, così come è stata fatta per quanto riguarda il riscaldamento, il raffrescamento, e quindi anche trovare tutte le modalità utili per poterlo valutare, perché attualmente poi si parla, ma noi non abbiamo ancora definito il territorio nazionale in zone climatiche per quanto riguarda l'estate, non abbiamo ancora, così come è stato fatto per il riscaldamento, i tempi di accensione dell'impianto, non sappiamo ancora bene come questo impianto debba essere valutato all'interno di un contesto normativo che non è ancora definito. Ci sono le norme uniche, ma io vi sfido ad applicare, vedete che cazzarola esce fuori quando le applicate. E quindi insomma cerco di mettere un po' in ordine alcuni aspetti, però insomma, si sta andando avanti da questo punto di vista, e quindi secondo me per poter proseguire qui ci sarebbe bisogno di fare un lavoro di interscambio costruttivo, nel senso che bisognerebbe mettersi intorno al tavolo i vari operatori, i vari esperti, per discutere in maniera però proficua, non per dire sono più bravo perché tu hai sbagliato, bensì dimmi dove tu hai fatto di più in maniera che possa capire, possiamo discutere, possiamo migliorare, e poi cercate di condividere delle soluzioni che portino questo paese ad avere una posizione ancora più di evidenza rispetto a quanto non sia stato fatto. Io vi ringrazio, poi adesso stiamo un attimo in ritardo sui tempi, però vi prego di fare qualche domanda, approfittiamo se avete qualche dubbio.